Carissimi bambini e carissime bambine, ben arrivati, ben rivisti. Roberto, di che cosa parliamo oggi? Dunque, l'ultima volta abbiamo parlato di musica sinfonica, quindi questa volta potremo parlare di... Musica da camera? La musica da camera, che tutti sanno cos'è. Però, la musica... però, aspetta, ma qui... ti sembra questo luogo? No, cosa preferisci? Cosa preferiresti? Guarda, io posso fare quello che vuoi, perché qui lo scalo ferroviario in effetti non è il posto. Mi metti in un campo di girasoli? In un campo di girasoli? Si può? Credo di sì. Girasolum! Questo, guarda, guarda, guarda quanti girasoli. Mi piace, ma va bene per parlare di musica da camera? Proviamo. Ci proviamo? Per parlare di musica da camera ci vuole però un gruppo da camera. È vero. Mi sembra di sentire che ci sia qualcuno che suona di là. Andiamo, andiamo. Non era, non era finito. Come era... A me sembrava che fosse finito, no? Anche a me sembrava finito. Ma cosa state suonando, giusto per sapere? Stavamo facendo Piazzolla. Peccato che tu non abbia il microfono, quindi ha fatto la primavera di Piazzolla. Facciamo così, tu c'è qualcuno lì con una cosa grande, con uno strumento più grande. Questo strumento grande qui. Allora, questo che vedete qui, cari amici a casa, vicini e lontani, è un, come possiamo chiamarlo, un groupe de musique, che fa la musique. È un pianoforte. Questo è un pianoforte. Ma le groupe... Ah, perché loro tu li metti nel pianoforte e li porti in giro. Questo. E una suona piano e una suona forte. Allora, andiamo Roberto, per ordine. È tutto sbagliato, non confondere. Non confondere, lascia... maestro, lei non confonda. Caramelle, partiamo... vuole caramelle? Vuole caramelle, tenga. Dai, dammi le caramelle, ecco, allora. Sempre. Allora, andiamo per ordine, caro allora, maestro. Allora, il cerca pianoforte. Di fare la persona seria. Cerchi di fare la persona seria. Allora, questo è un pianoforte che, come tutti sanno, se lei continua a parlare, però lei mi parla addosso. Allora, questo è un pianoforte. Come è fatto il pianoforte? Allora, il pianoforte è innanzitutto uno strumento meraviglioso. Perché è facile, quando siete più grandi, che andrete in spiaggia a fare le feste con gli amici, con i falò, vi portate il bel pianoforte, giusto? Però ci sono le tastiere. Ci sono le tastiere, digitali, la famosa tastiera napoletana. Esatto. Le tastiere, però è uno strumento che, come vediamo, è fatto da tanti denti di elefante. Sono tanti tasti, sono 88 tasti, pensate. Che praticamente come i 33 trentini, qui sono 88 tasti, certo. Bianchi e neri. Bianchi e neri. Per cui non è assolutamente razzista la tastiera, perché mette assieme i bianchi e i neri e si suona a percussione, cioè bisogna dargli delle gran botte. No, bisogna regolare il peso. Questi tasti azionano dei martelli. Quindi perché si chiama pianoforte? Perché si può fare il piano e il forte. Quindi schiacciando il tasto aziona il martelletto che colpisce delle corde di diversa lunghezza. Ecco, infatti adesso noi andiamo dentro a vedere un martelletto che suona. Mi faccia un esempio musicale. Tengo io il microfono. Dobbiamo disinfettarlo, ma non importa. Ma tu sei nato già pianista? Già sapevi tutto? Assolutamente no. Si impara, si impara, si impara. Si studia tanto? Si studia tantissimo, però dà tante soddisfazioni. Tante, vero, soprattutto ai vicini di casa. Questo che ha suonato era piano o era forte? Perché... questa era una via di mezzo. Però, scusi, maestro, abbia pazienza, lei ha uno strumentone così grande a casa? Eh sì. Anche ce ne esistono di varie taglie. Varie taglie? Come i cani. Lei è cane? No, si spera di no. Ma vuoi essere più ordinato, scusi, un attimino? Pazienza. Ma lascialo anche parlare. Io voglio ascoltare, devo capire. Stiamo parlando di taglie. Allora, c'è il pianoforte verticale. C'è il pianoforte verticale che è quello da studio, che è stato inventato per i salotti. Per i salotti. E non ce l'ha la coda? Perché questa è una coda, o questa no? È la coda, infatti. Infatti sta parlando di cane prima, e c'ha la coda, il taglio. La coda è il taglio. Questa è una coda. Questo è un pianoforte a coda. Questo è un pianoforte a coda. Un pianoforte a coda, questo in realtà è un mezza coda, perché esiste un mezza coda, il pianoforte a coda e il gran coda, che è quello non per i concerti. Non tagliate la coda ai cani, che non è una bella pratica. Si usava una volta. Questo per i concerti si usa il gran coda. Il però gran coda, andavamo sì. In testa al violino, se usavamo sì, il gran coda. Perché è tanto grande. Una domanda. Il pianoforte è uno strumento, questo è uno Yamaha, quindi è uno strumento inventato dai giapponesi.
Allora, il pianoforte non è stato inventato dai giapponesi. Ignoranti? Perché voi pensavate fosse stato inventato dai giapponesi. Pensate. Anche lei pensava, vero? Certo, ma per fortuna gliel'hai chiesto e se lo lasciassi parlare... Ecco. È stato inventato da un italiano, da alla un italiano, fine del 600. Ignorante. Ignoranti, a chi devo dire ignoranti? A tutti. Ma vabbè, guarda. Scusi, da un italiano che si chiama? Bartolomeo Cristofori, alla fine del 600. E quindi... è morto però. Beh. Di Covid? No. No, è morto per i fatti suoi, sei grande dal 600. Aveva una 600, fra l'altro. Aveva una 600 su cui non ci sta il pianoforte. E com'era il pianoforte inventato? Non era questo? No, assolutamente. Questo qua è il pianoforte moderno. Era una modifica al clavicembalo, cioè lo strumento, uno strumento ancora più antico, che al posto di avere i martelletti, aveva dei plettri che sempre con dei cos'è tasti. Un plettro? Un plettro. Cos'è il plettro? Un plettro. Lei mi ferisce. Sembra una parola cosa. Brutta. Una parola, ho un plettro. Io ho un dolore al plettro. E quindi un plettro, cos'è un plettro? È una sorta di... di lamella. Di lamella, esatto, che pizzica, al posto di percuotere la corda, pizzica la corda. Io che sono un famoso chitarrista, so che il plettro si usa anche per suonare la chitarra. È quella specie di dentino. Il principio è quello. L'unica cosa che è azionato, come nel pianoforte, da una tastiera. Perfetto. Allora anche io con le unghie posso? Per la chitarra sì, ma forse con il pianoforte o il clavicembalo era più difficile. Il clavicembalo, si dice il clavicembalo ben temperato, perché a furia di temperarlo è venuto fuori il pianoforte, infatti. Allora, abbiamo imparato pianoforte, plettro, Cristofori, e cos'altro dobbiamo sapere? Che questo... anche dei pedali. Perché voi volete andare in giro col pianoforte, andate in giro col pianoforte a pedali, non a motore. E i pedali a cosa servono? I pedali hanno diverse funzioni. Posso fare degli esempi? Facciamo degli esempi. Ma quanti sono innanzitutto? Ne vedo tre o allora, due? Tre pedali. In alcuni modelli ci sono due pedali, però diciamo che la norma sono tre pedali. Allora, vediamo. Per esempio, pedale numero uno. Quello di destra. Quello di destra, quello un pochino più, diciamo, orientato alla famiglia. Ah, tolga il pedale? Ah, cioè prolunga il suono. Il suono finisce. Ma guarda, a volte come succedono le disgrazie. Uno pensa che il suono non finisca mai e invece finisce lì. Alzi, togli il pedale, il suono finisce. Il suono finisce. E l'altro? Il pedale di sinistra invece attutisce i suoni. Quindi io posso suonare... Puoi fare la musica quella piano piano piano, quindi. È come se mettesse una sciarpa, come se mettesse la mascherina, quando si parla con la mascherina che esatto. È un po', cioè la sordina. La sordina però è nel pianoforte verticale, perché c'è una differenza. Il pianoforte verticale ha il pedale sordina, quindi è un feltro, un panno che copre la corda, sì, tra il martello e la corda, e quindi attutisce il suono. Invece nel pianoforte a coda, sposta la tastiera, quindi al posto di colpire tre corde, perché per un tasto, soprattutto nelle note acute, ci sono tre corde, ne colpisce soltanto due, quindi attutisce. Io a questo punto farei sparire tutti e parlerei dei prossimi strumenti in un'altra caramella, perché qui si sta facendo tardi, quindi va bene. Io adesso, attenzione... È colpa tua comunque, che continui a parlare, a parlare, a parlare. Chi sta parlando? Lei, maestro, dica lei, testimoni davanti a questi piccoli, piccoli innocenti creature, chi sta parlando. Allora io faccio sparire tutti immediatamente, e signore e signori, qual è la parola magica? Abracadabra. Io non credo che funzioni. Coccia? Abracadabra coccia!